la conferenza, insomma, il più fluido possibile e l'andamento. Sì, spero che si senta. Intanto buonasera a tutte e tutti. Io appunto in 5 minuti in realtà provo a dare degli spunti più che altro, delle tracce di lavoro, soprattutto a partire dai ragionamenti che abbiamo fatto insieme dentro la campagna Reddito di Quarantena e non solo, diciamo. L'intervento che mi ha preceduto di Andrea Fumagalli, secondo me, ha messo in fila tutte le cose più importanti, quindi sarò anche più rapido ancora, però è stato detto il problema arriva da lontano e l'emergenza non si apre con l'emergenza Covid-19, questo è chiaro. È un problema che arriva da lontano soprattutto perché gli ammortizzatori sociali immaginati anche prima di questa crisi erano ammortizzatori sociali insufficienti, che non rispondevano alle esigenze di moltissime figure del lavoro e che soprattutto sono stati immaginati, diciamo così, con una concezione veramente problematiche, e poi su questo ci torna, ma lo diceva molto bene anche Andrea Fumagalli. E il decreto Cura Italia, cosiddetto, il decreto di marzo, continua su questa linea, diciamo così, perché frammenta i provvedimenti, cercando di incastrare figure del lavoro che non era possibile incastrare dentro ad ammortizzatori sociali e del tutto insufficienti dal punto di vista quantitativo e qualitativo, diciamo così, lasciando fuori tantissime figure, e alcune appunto interverranno dopo, o comunque prevedendo delle misure insufficienti. Ma io vorrei concentrarmi su questa parte per poi invece rispondere alla seconda parte della domanda. Io credo che è molto importante raccontare anche un disastro di cui né il decreto Cura Italia né prima gli ammortizzatori sociali esistenti tenevano conto, che è quello del lavoro nero e dell'economia informale, che al di là di quanto si possa anche pensare, molto spesso si racconta è un disastro che ha a che fare con tutto il paese, con alcuni settori in particolare, ma con tutti i settori, ed è qualcosa che ha a che fare anche con le città, le metropoli, per quanto ci riguarda, dal nostro punto di vista, larghissimi settori del mondo del lavoro vivono questo disastro, penso alla ristorazione, penso alla cultura, allo spettacolo. Molto spesso le forme contrattuali precarie e più precarie sono delle porte girevoli, diciamo così, quindi si è precari, si ha un contratto a chiamata, poi si lavora in nero, poi si lavora in grigio, come si dice, quindi con poche ore in busta paga e il resto dato fuori busta. Non solo non è previsto nulla, ma penso che concentrarci su questo ci aiuta anche a capire un po' appunto il paradigma che ha guidato le scelte che sono state del tutto sbagliate e perché oggi ci troviamo ad affermare una cosa che da un po' di tempo diciamo, ma che forse anche più comprensibile, cioè che serve una misura incondizionata, un reddito di base incondizionato, e servono misure universali che prescindano da tipologia contrattuale e di rapporto di lavoro. Perché se pensiamo a come è nata, ad esempio, il reddito di cittadinanza, appunto i percettori di reddito di cittadinanza venivano raccontati come dei parassiti. I poveri, i percettori di reddito erano persone da attivare, da controllare, che sicuramente erano lì ad aspettare la possibilità di truffare le casse pubbliche e ricevere il reddito. Tutto quello che è stato raccontato sul divano, sui lavoratori in nero che avrebbero preso il reddito di cittadinanza, eccetera, erano tutte falsità, erano tutte follie, ma chiaramente erano funzionali a raccontare appunto le figure del lavoro come pronte semplicemente ad approfittare e quindi strutturare una misura che non fosse altro che la misura di governo e di controllo della forza lavoro, altro che strumento per dire dei no, diventava uno strumento per catturare ancora di più e governare la forza lavoro. In Italia le stime al ribasso, oltretutto, parlano di circa 4 milioni di persone che lavorano in nero, 3 milioni e 700 mila, 4 milioni, ma sono senza dubbio al ribasso, più o meno 210 miliardi di euro questo volume di economia, quindi 12,5% del PIL, sempre al ribasso perché non è possibile stimarlo. Stiamo parlando di queste dimensioni, stiamo parlando di figure che fanno parte di tutti i settori del lavoro ed è assurdo non soltanto pensare di escludere queste figure, ma anche appunto pensare che non sia arrivato il momento di immaginare dei provvedimenti che debbano essere per forza provvedimenti universali e anche in grado di fornire strumenti ricompositivi e non di frammentare ancora di più lì dove la precarietà e in generale il mercato del lavoro frammentano. Quindi su questa cosa è stata detta, noi nella campagna Reddito di Quarantena ci siamo tornati tante volte, ma è necessario ripeterlo, non serve uno strumento emergenziale, nonostante l'emergenza ci sia,
ma serve uno strumento strutturale in grado di andare anche oltre questa quarantena e in grado di rispondere a dei problemi che arrivano da lontano e purtroppo finiranno molto lontano. Mi rimane poco tempo, però parlare di reddito vuol dire soprattutto parlare di risorse. In questo caso nessuno ha delle risposte, però bisogna iniziare a dire delle cose, altrimenti si rimane molto sul vago. Francesca Coin faceva benissimo ad affrontare questa tematica a partire dal livello minimo, che è il livello europeo, che è appunto un livello minimo che va osservato perché in tendenza qualsiasi proposta si fa all'interno dei confini nazionali non può in nessun modo essere efficace. Però bisogna cominciare a dire che se, come diceva giustamente Fabio prima di me, questa proposta deve servire da una parte a riformare la struttura del welfare e dall'altra però anche a rispondere a una redistribuzione, non c'è redistribuzione se una misura del reddito non viene immaginata attraverso, per esempio, il finanziamento di questa misura attraverso una patrimoniale. È una patrimoniale che sia coraggiosa e non quella proposta e subito ritirata da Del Rio settimane fa perché è eccessiva. Una patrimoniale vera che vada ad intaccare le differenze e le disuguaglianze che ci sono in questo paese. Parlare di reddito vuol dire parlare di fiscalità, altro che flat tax. In Italia serve una fiscalità che sia effettivamente progressiva e non come quella che esiste, è una fiscalità che permetta di fare questo lavoro. Poi ovviamente l'aspetto europeo deve essere, lo sfondo europeo deve essere sempre appunto il livello minimo. Tendenzialmente bisogna immaginare una mutualizzazione dei debiti e quindi ha delle formule attraverso l'eurobond eccetera di mutualizzazione del debito. Ma dico di più, giustissimo parlare oggi di reddito insieme ad altre misure, bisogna immaginare una composizione, il salario minimo per evitare un dumping, ma anche qui salario minimo a livello europeo. Altrimenti il dumping si crea fra Stato e Stato. Quindi pensiamo, penso da un po' di tempo, ma forse la crisi lo conferma, che portare avanti questa rivendicazione del reddito di base incondizionato voglia dire aprire una serie di finestre che sono finestre fondamentali, che vanno aperte adesso e che hanno a che fare con le risorse, con la redistribuzione della ricchezza per iniziare. E però anche con uno strumento, dal punto di vista sindacale, questo lo dico, che possa far tornare le persone a dire dei no, a dire c'è lavoro, il lavoro pagato male, il lavoro senza diritti, il lavoro sfruttato non è lavoro, nessuna crisi, nessuna disoccupazione può o deve spingere le persone ad accettare un lavoro purché sia, e quindi questo è il livello, diciamo così, minimo perché ci potrebbe permettere di contrattaccare. Penso che la discussione debba concentrarsi su questo, su che tipo di proposta le lotte poi devono fare, su che tipo di finanziamento deve essere portato avanti ed immaginato per redistribuire la ricchezza e per far sì che sia efficace. Un saluto e grazie a tutte e tutti.